Buonasera. Buonasera a tutti, sono le 18.42 e dichiaro aperta l'odierna seduta del Consiglio Comunale di Casoli. Passo la parola alla dottoressa De Cinque per l'appello. Prego, dottoressa. Iberini. Presente. De Pica. Presente. 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 Orsini. Presente. Ferrella. Presente. Giuliani. Presente. Nasuti. Presente. Angelini. Presente. Prima di iniziare chiedo al Consiglio di osservare un minuto di raccoglimento per coloro che hanno perso la vita in seguito all'epidemia del coronavirus, in solitudine, senza poter vedere nessuno dei propri cari, senza un cenno, una carezza, un bacio, senza una preghiera religiosa o un saluto laico di conforto. Possiamo iniziare regolarmente il Consiglio e passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, dove vi è lettura ed approvazione verbali precedente seduta del 5-3-2020. Le delibere sono state regolarmente depositate e se non vi sono osservazioni le diamo approvate ad unanimità. Passiamo al punto numero 2 del giorno. Articolo 96 del decreto legislativo numero 267/2000, individuazione organismo indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune. Parola al vice sindaco, dottor De Pedro. Grazie Presidente, l'articolo 96 che ha ricordato prevede di individuare entro 6 mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario quelli che sono i comitati, le commissioni, il consiglio o qualsiasi altro organo collegiale indispensabile per il funzionamento delle leggi. E nella delibera che sottoponiamo all'approvazione del Consiglio sono stati individuati la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la Conferenza dei Capigruppo, la Commissione per la Vigilanza dei Servizi di Servimenza Scolastica, la Commissione Comunale Elettorale e la Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. Quindi questi sono gli organismi individuali e quindi nella proposta di delibera sono indicati questi organi. Non c'è immediata esecutività, quindi se ci sono delle domande anche noi che sono Presidente della relazione. Grazie Vice Sindaco, dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione delle prove. Chi è favorevole al punto numero 2 del giorno per l'individuazione organismo indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune? Chi è favorevole? La delibera approvata. Passiamo al punto numero 3 che ha per oggetto variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020-2022. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale numero 22 in data 2 aprile 2020, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267/2000. Parola al vice sindaco, dottor De Pedro. Grazie Presidente, in questo caso si tratta di una ratifica di una delibera della Giunta Comunale in cui sono state effettuate delle variazioni al bilancio.
e principalmente queste modifiche riguardano i capitoli che dove abbiamo istituito, che in entrata sono stati istituiti alcuni capitoli proprio per fronteggiare la situazione critica di approvvigionamento alimentare durante l'emergenza del coronavirus. E in uscita quindi le somme corrispondenti che in questo periodo sono state elargite alle famiglie che avevano bisogno. E le somme complessivamente predisposte ammontano a 47.000 euro. Abbiamo detto di 49.000 euro, 545.000, formati da un fondo di solidarietà alimentare, donazioni da parte dei privati, donazioni da parte delle imprese e invece in uscita quindi contributi per solidarietà che in due tranche l'amministrazione ha già erogato alle famiglie che avevano fatto richiesta. Quindi, se non ci sono delle domande. Grazie Vice Sindaco. Dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi. Prego. Certamente considerando appunto la finalità e l'utilizzo di questi fondi non possiamo che dare e esprimere un parere favorevole, sarebbe comunque utile la conoscenza di come sono stati impiegati, diciamo, questi fondi e ci riserviamo al limite, diciamo, di acquisire le notizie. Grazie consigliere, se posso rispondo subito perché mi ha appuntato le cose da dire nelle comunicazioni del sindaco, non ce l'abbiamo messo all'ordine del giorno, quindi non ho, poi nel caso se lo possiamo fare a fine seduta molto volentieri, perché c'era anche una lettera da parte del consigliere Fratella che ha inviato, a cui ci tenevo in modo particolare a rispondere in consiglio, che era una cosa molto importante. Comunque per quanto riguarda questi fondi sono stati 39.000 euro i contributi dati per dei buoni alimentari, a cui abbiamo aggiunto 7.800 euro che sono le somme rinvenute dal conto corrente dedicato per questa finalità, per un totale di 47.345,89. Vi è stata una prima distribuzione di 94 beneficiari, a cui abbiamo distribuito buoni alimentari con un valore di 21.350. Come questi dati aggregati poi saranno messi anche sul sito come prevede la normativa. Nella seconda distribuzione sono stati erogati 83 beneficiari perché alcuni hanno perso i requisiti e quindi non erano più per idoneità ad avere, quindi per un totale di 40.350. Facendo le dovute somme adesso vi è una disponibilità di 6.995 che possono essere o utilizzati per dare ulteriori buoni alimentari oppure anche in condivisione possiamo fare una scelta diversa e comportarci di conseguenza. Grazie. Prego. Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione del punto 1 dell'ordine del giorno che ha appoggiato la ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 29. Chi è favorevole? Passiamo al punto numero 4 dell'ordine del giorno che ha come oggetto variazione al bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 24 in data 11 maggio 2020, adottata ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267/2000. Parola al vice sindaco dottor De Pedro. Grazie Presidente, anche in questo caso si tratta di una ratifica di una delibera di giunta che era stata adottata in data 11 maggio e anche in questo caso sono stati istituiti dei capitoli che riguardano l'emergenza del coronavirus sono state utilizzate delle somme per il finanziamento delle spese di sanificazione e di disinfezione degli uffici e in più si è provveduto all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale impegnata per le esigenze che riguardano appunto i
controlli da effettuare per il coronavirus. In questo caso parliamo di somme complessive di 4.500 euro, quindi nelle varie uscite sono state previste queste somme e quindi il bilancio è stato variato tenendo conto di queste esigenze. Grazie Presidente. Sono presenti dallo Stato. Grazie Presidente. Dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi. Prego consigliere. Anche in questo caso vale quanto esplicitato al punto precedente e quindi voto in minoranza del parere favorevole. Grazie. Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione del punto numero 4 dell'ordine del giorno che ha come oggetto ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 24. Chi è favorevole? Passiamo al punto numero 5, che ha come oggetto approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019, ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Parola, Santa Vice Sindaco, dottor De Pedro. Grazie. Anche in questo caso, predetto che la Giunta Comunale, con una deliberazione del 18 maggio, aveva già approvato la relazione della gestione, e quindi diciamo che era già stato approvato, almeno era stato adottato dalla Giunta il bilancio consuntivo, quindi l'approvazione del rendiconto. E tengo a precisare che il nostro bilancio si chiude con un avanzo relativo all'annualità 2019 con un avanzo di amministrazione di 1.337.367 e di questa somma 512.382,65 sono la parte disponibile. Parte disponibile che, come vedremo nel successivo punto, in parte verrà già utilizzata per dei lavori sulle strade comunali e quindi ha avuto questa relazione, quindi l'approvazione del rendiconto l'approvazione da parte del revisore dei conti. E tengo anche a precisare che il conto economico si presenta con un utile di esercizio di 186.447, vi faccio rilevare che non ci sono debiti fuori bilancio e che questo comune comunque, tenendo conto dei parametri stabiliti dal Ministero delle Finanze, non risulta deficitario. E poi chiedo Presidente che con un'ulteriore votazione venga dichiarata questa delibera immediatamente eseguibile. Prima di passare alla discussione, ci vedevo soltanto per ricordare un po' gli interventi più importanti che nel 2019 che sono stati effettuati e quindi la gestione del comune di Casoli per l'annualità del 2019 è stata finalizzata al mantenimento dei servizi che sono offerti ai cittadini, comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio. Durante l'annualità 2019 sono state svolte numerose attività realizzate opere di manutenzione al patrimonio generale, ne ricordo soltanto alcune. L'amministrazione, l'organizzazione dell'amministrazione del comune di Casoli si attiva in 5 settori. Al 31 dicembre del 2019 la dotazione organica prevedeva 27 unità di personale e tutti e 27 posti erano coperti. Il personale è stato gestito nel rispetto delle norme vigenti in materia e sono state erogate le somme necessarie per il pagamento degli arretrati contrattuali conseguenti al rinnovo dei contratti dei dipendenti degli enti locali. Nel corso dell'anno si è fatto il ricorso comunque anche all'utilizzo di lavoratori socialmente utili o di personale e di personale interinale, utilizzati in ausilio al personale dell'ente. E questi principalmente sono stati utilizzati per gli interventi manutentivi. Le defunzioni di polizia locale sono state svolte in associazione con il comune noi come comune capofila insieme al comune di Altino. Poi abbiamo in congestione altre forme di organi, quindi di accordi con gli altri comuni, mi riferisco alla CUFI, gestita con i comuni di Alto Letterano, abbiamo l'Oris di Serranella insieme ai comuni di Alpino, San Giuseppe del Santo,
Inoltre viene gestito in forma associata l'utilizzo della nostra segretaria, la dottoressa De Cinque, insieme al comune di Castelfrentano. E poi è stato migliorato la comunicazione all'esterno attraverso l'aggiornamento del sito internet del comune. Per quanto riguarda l'istruzione pubblica delle scuole, le scuole del nostro comune hanno avuto sempre una funzione primaria di crescita culturale e sociale ed assicurano un servizio efficiente ed efficace. Dopo gli adeguamenti alla normativa sismica degli edifici della scuola media che ospita gli alunni dell'istituto comprensivo, questi si possono dichiarare in piena sicurezza. Anche la scuola dell'infanzia di Via Lame ha avuto una nuova distribuzione degli spazi interni e che danno la possibilità ai bimbi di fruire dell'edificio e del relativo servizio con una migliorata e più confortevole ricettività. Poi sono state proposte d'intesa con l'istituzione scolastica iniziative atte a far conoscere ai nostri alunni il caso della sua storia, la sua architettura, la sua cultura, affinché siano pronti a trasmettere quanto appreso agli altri e a rispettare ciò di cui conoscono il valore. Sono stati realizzati degli incontri e dei convegni sulla legalità, che ha visto la partecipazione di l'intervento di persone a livello nazionale, tant'è che subito dopo un convegno a caso la RAI addirittura a livello nazionale ci ha fatto conoscere un po' quella che è la realtà di alcuni quartieri di Napoli, proprio gli argomenti che le stesse persone che erano state a caso in qualche giorno prima. E l'amministrazione inoltre ha mantenuto l'evocazione delle borse di studio intitolato all'avvocato Antonio Di Giorgio per gli studenti più meritevoli delle scuole secondarie di primo grado. Per quanto riguarda la cultura, tempo libero, sport e turismo, l'amministrazione ha continuato a favorire le iniziative legate alle tradizioni e alle tradizioni culturali. Presso le sale del castello sono state realizzate manifestazioni culturali e creative da parte dell'ente e da parte delle associazioni private. Il Festival d'Annunziano è giunto alla sua quinta edizione. E in più si è avuto il conferimento della cittadinanza onoraria al professor Adriano La Regina e è stato organizzato al riguardo anche un seminario su Cluny. Per la celebrazione del giorno della memoria si è avuta la diretta di Rai Radio 3 e la camminata, si è avuta anche la camminata dei più vivi sulla terza edizione della località di Veroci Guarenna alla scoperta dei volumi secolari. E inoltre sono state portate avanti altre iniziative. Quindi basta riportare stati in piazza, balconi fiorini e durante l'anno 2019 si sono svolte alcune manifestazioni molto importanti che hanno visto la partecipazione anche delle scolaresche. Il 7 giugno, in occasione del conferimento della cittadinanza al professore Adriano La Regina, si è tenuto un importante seminario presso il cinema comunale con la partecipazione della sovrintendente archeologica di Chieti e rappresentanti dell'Università di Chieti. Con l'evento si vuole riaffermare l'intento dell'amministrazione comunale di favorire il progetto di valorizzazione del sito archeologico di Cluny. Subito dopo l'amministrazione ha provveduto a trasferire alcuni reperti molto importanti che si trovavano nelle nostre campagne da Roma direttamente al castello comunale, proprio per iniziare a utilizzare il nostro castello anche come museo, e quindi è stato il primo passo per iniziare questa operazione. Parimenti l'amministrazione continua ad assicurare il sostegno al progetto di valorizzazione dei luoghi della memoria e a favorire le iniziative e ricerche di testimonianze della propria locale. Attive e partecipate sono state le manifestazioni del periodo natalizio, che si sono svolte sia all'aperto sia una cornice di suoni e colori nel rispetto della tradizione, sia all'interno del teatro comunale con spettacoli destinati ai bambini, nonché con rappresentazioni teatrali e musicali destinate a tutta la cittadinanza. Poi c'è stata la collaborazione di tutte le associazioni casolane e che insieme all'amministrazione hanno portato avanti altre iniziative. Per quanto riguarda il bilancio, l'amministrazione comunale anche per il 2019 ha confermato tutte le aliquote, le tariffe che sono già state applicate nel 2018, sia per l'IMU, la TASI e la COSAP,
e sia per l'imposta comunale sulla pubblicità e pubblica affissione, nonché i servizi a domanda individuale. Tralascio un po' le varie cose, sono state comunque confermate anche le agevolazioni previste da diversi regolamenti comunali sui tributi, quindi l'esenzione IRCAT per i tesi di 7.500 euro, la riduzione del 13% della TARI sull'unità abitativa per chi aderisce al compostaggio domestico. E nel bilancio 2019 sono previste le necessarie spese per l'aumento per gli aumenti contrattuali a tutto il personale di cui avevamo già parlato, e queste somme sono state anche erogate. Posso dire che l'insieme dei provvedimenti adottati in materia di bilancio conferma i casi di tre comuni con una pressione fiscale mediamente contenuta. Per quanto riguarda i lavori pubblici, nel 2019 si è provveduto fra l'altro al completamento di alcune opere e ad altri interventi manutentivi. Inoltre sono state progettate e avviate secondo la puntuale programmazione per migliorare il patrimonio pubblico le realizzazioni di infrastrutture a servizio della comunità casolana, che sono state oggetto di procedure di gara per affidamento di lavori, riguardo solo le principali, efficientamento energetico dell'edificio scolastico complessivo Giulio De Pita per un importo di 110.000 euro, poi percorso peronale di Garfontana quanto la casa in 4.000 euro, abbiamo avuto un finanziamento per l'intervento di miglioramento sismico del recupero del castello rurale per 840.000 euro, intervento di miglioramento sismico per il municipio di 861.000 euro e intervento di costruzione di alcune gabbie sulle strade comunali e in modo particolare di località Colle della Torre per un importo di 33.000 euro. Poi insieme alle cambiende sono state organizzate alcune giornate di Puliamo il Mondo e quindi la piccola partecipazione sia di cittadini adulti che di bambini. Per i servizi sociali stiamo proseguendo con l'attività già svolta negli anni precedenti, questa volta comunque i servizi vengono espletati e insieme all'ECAT numero 12, che è costituito da 37 comuni, che vede come capofila l'Unione Montana del Sangro di Villa Santa Maria. È stata confermata la Tana degli Orsetti. Nel 2019 è stata comunque realizzata la colonia marina per i bambini dai 6 ai 14 anni. E inoltre l'amministrazione comunale ha continuato a seguire con particolare attenzione il PTA Giuseppe Gonzalvi di Casoli, seguendo gli esiti degli interventi di potenziamento realizzati sulla struttura. L'attenzione sul PTA è sempre presente da parte del nostro sindaco, anche qui c'è stata una riunione da parte di tutti i sindaci che proprio per affrontare e per far sentire la nostra voce anche a livello più alto, proprio a difesa del nostro ospedale. Quindi la delibera che sottopongo all'approvazione del Consiglio Comunale è quella di cui avevo già ricordato prima, fatto che non ci sono ricorsi in bilancio, che abbiamo un avanzo di amministrazione disponibile di 512.000 euro, e poi chiedo Presidente che venga votata l'immediata esecutività di questa delibera. Grazie. Abbiamo aperto la discussione. Sono interventi? Prendo la parola. Prego. Ovviamente lo faccio in rappresentanza un po' di quelli che sono gli orientamenti di opinione del gruppo di minoranza, e senza voler scandagliare quello che è il costrutto tecnico-scientifico di tutti i comparti del rendiconto, perché richiederebbe comunque una competenza aziendalistica abbastanza corposa, la nostra è stata piuttosto una riflessione di ampio respiro su quello un po' che la relazione al rendiconto come diciamo prospetto sintetico degli indirizzi, spesso anche squisitamente politici, inteso come manifesto di quelle che sono le priorità che ovviamente questa amministrazione ha voluto implementare sul campo. Ci sono, per quanto insomma possa essere un indirizzo che manifesta comunque una distanza
discriminante rispetto a quella della nostra visione di fatto, o comunque a quelle che sarebbero state le nostre preferenze attuative. C'è da dire che ci sono comunque degli argomenti che sono un po' trasversali e che sicuramente coinvolgono tutta la comunità. In questo caso io mi riferisco squisitamente alla questione dell'istruzione e della scuola. Penso che anche il consigliere Barrella, in quello che qui sia stata la tematica affrontata attraverso il messaggio via mail che ha voluto in qualche modo far ricevere, far pervenire al sindaco, ci sia stato, ci sia adesso come non mai, ci debba essere un atteggiamento di particolare collaborazione, ma soprattutto è nostra premura avere conoscenza di quelle che sono le linee programmatiche che in qualche modo permetteranno di approcciare a quella della formula di istruzione direttamente a settembre, perché è chiaro che adesso la criticità che è emersa da un punto di vista sanitario non deve che necessariamente essere percepita come adattativa, potremo in qualche modo spingerci a fare una formula molto più innovativa. L'estremismo sarebbe come, o perlomeno non l'estremismo, l'innovazione dirompente forse potrebbe addirittura essere quella di passare o sdoganare un progetto strutturale che guida finalmente la nascita di un complesso scolastico che sia più ricettivo a livello dimensionale. Però se così non deve essere, o perlomeno così non è stato durante questi ultimi anni di amministrazione, vorremmo almeno capire quali saranno gli adeguamenti, gli adattamenti, l'implementazione di spazi, misure e protocolli rispetto comunque a quello che è l'attuale struttura scolastica, come verranno in qualche modo organizzati gli ambienti, come verrà strutturata l'offerta formativa, didattica, se ci saranno comunque delle possibilità di rendere operativa quelle che sono le linee espresse nel piano scuola. Qui si parla di corresponsabilità, si parla di sussidiarietà, si parla di compartecipazione di competenze tra la dirigenza scolastica e l'ente locale. Insomma, vorremmo avere conoscenza e coscienza di quelli che saranno i prossimi piani operativi che ci vedranno protagonisti come comunità educante a settembre. Grazie consigliere. Volevo fare un brevissimo intervento, poi lascio la parola a Pino perché mi sono preso qualche giorno di tempo. Ma volevo conoscere, perché il consigliere De Petra ha parlato di un avanzo di amministrazione, con tutto il rispetto per il numero che è molto abbondante, di 1,5 milioni di avanzo di amministrazione. Però sarebbe bene chiarire che significa 1,5 milioni, come si è arrivato a 1,5 milioni, perché credo che l'avanzo di gestione sia alto. Lo chiedo, l'avanzo di gestione 2019 non è 1,5 milioni, 1,5 milioni si porta appresso tutto quello che era stato accantonato in precedente. Chiedo di far conoscere qual è l'avanzo del 2019. Questo mi è venuto in mente adesso come leggeva il numero dei debiti. Poi un'altra cosa volevo chiedere, perché ho letto molto, molto di sfuggita gli atti, soprattutto guardando la relazione del revisore dei conti. A un certo punto premette: non ho rilevato gravi irregolarità e gravi anomalie. Che significa che ne ha rilevati di altre, meno gravi? Cioè, che significa questa espressione? Non ho rilevato gravi irregolarità e anomalie. È una frase che si scrive lì perché magari esiste un formulario, scrivere queste cose del genere che aguzza un po' la domanda e dici: ma perché c'è qualche cosa di diverso? Magari non è, rientra anche nei parametri tollerabili, però sono delle dichiarazioni che non è che aiutano a capire. Volevo solo sapere questa cosa, se ci dice. Sì, è logico che qua sono compresi anche avanzi delle gestioni precedenti. Sì, ma c'è un avanzo del 2019. Attualmente non sono in grado di quantificare la somma. Il prossimo consiglio se l'altro. Perché tenendo conto un po' del prospetto che. Comunque te lo dico io, 227 mila.
prendere l'intervento per chiarire. Ringraziare il consigliere Giuliani che mi dà la possibilità di rispondere a questa lettera, in cui tenevo particolarmente. Sono due cose, il consigliere Barrella prima, quanto riguarda l'avanzo disponibile, che poi è di poco più di 500.000 euro, questo è costituito da fondamentalmente dalle somme stanziate e accertate per quanto riguarda l'IMU e la TASI. Per quanto riguarda l'IMU abbiamo stanziato 238, invece avendo dato in outsourcing l'accertamento di questa entrata, ne è entrata 355.000. Per quanto riguarda la SASI avevamo stanziato 54 ed è entrata la SASI, no? La TASI è 75.000, quindi il costrutto totale di 430.000, che va fondamentalmente a rappresentare l'avanzo libero che abbiamo. Poi nella prossima delibera abbiamo già un utilizzo dell'avanzo, però io volevo entrare nel merito di quella lettera io volevo ringraziare, perché i comportamenti concludenti sono molto più importanti dei dati asettici, dei numeri dei bilanci consuntivi. I bilanci consuntivi hanno una ragione d'essere, è importante che ci sia la correttezza dell'impianto, che ci sia la correttezza dei comuni, della rappresentazione dei fatti, ben bene, però io ringrazio pubblicamente il consigliere Padella, ma a nome anche di tutta la minoranza, perché il comportamento concludente è stato molto importante. Abbiamo affrontato un dramma unico, la cosa più difficile di questa amministrazione è stato, ma lo è ancora, il coronavirus. A mio avviso non siamo usciti fuori da questa situazione. E rileggo le parole, convinti che in determinati momenti occorre restare uniti. L'abbiamo dimostrato assieme, durante questi mesi è stata per noi una difficile risposta a una situazione come collettività, come paese, come casoli. Molte famiglie hanno risposto bene, però abbiamo avuto delle perdite, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà, ci siamo uniti, ci siamo stretti, e per voi sarebbe stato facile speculare, è vero. Ci sono altre amministrazioni che l'hanno fatto, ho avuto modo di sentire anche il consigliere Angelini, abbiamo avuto di rapportarci anche su qualche suggerimento. Ricordo il consigliere Barrella, dico pubblicamente, mi ha suggerito di chiudere il casotto dell'acqua, che non ancora veniva fatto perché c'erano delle immediatamente è stato fatto. Veramente ci siamo confrontati anche per altre occasioni, ed è stata una cosa che ha visto questo paese, a mio avviso, unito nella difficoltà, e questo ringrazio pubblicamente, ma io non nascondo le cose perché mi piace essere trasparente. E come si dice nella lettera, la tempesta sembra passata, ma non è così, perché adesso molti comportamenti sono come se non fosse successo più nulla, vediamo forse a Cesi, ma anche da noi a Casoli, comportamenti un po' che ci fanno credere che è tutto normale, che si è andati avanti, no, è successo qualcosa, ci ha dato un grande insegnamento, lo dobbiamo portare avanti questo insegnamento, non ci possiamo inventare nulla sotto i vari aspetti, delle negatività ma anche delle positività che ci ha dato questo coronavirus. Uno su tutti ci ha detto che i confini territoriali sono inesistenti, quindi pensare a dei campanilismi prettamente di casa è fuori luogo, perché dobbiamo affrontare la realtà dei fatti in modo diverso, dobbiamo guardare le cose in modo rivolto al futuro, con la cognizione del passato. E arrivo poi al lato scuola, passo prima al discorso sanità perché nell'ordine è quello che c'è scritto nella lettera. Discorso sanità, continuiamo a portare avanti le proposte da parte nostra. Ricordo che l'11 aprile del 2019 andiamo a parlare con l'assessore Veli per creare un modello dell'assetto territoriale che fosse confacente alla nostra realtà dei fatti. Adesso il coronavirus è cambiato molto e si è visto. I migliori approcci sanitari della Lombardia e del Veneto sono crollati ospedalizzando il coronavirus. Gli assetti territoriali sono molto importanti. Ieri in questa sede siamo stati tutti i sindaci della Ventina, tutti, non è mancato uno, due persone non sono venuti, ma erano presenti perché non potevano venire fisicamente, ma altrimenti c'erano tutti. Caso Gesso Parena, Torricella, Palombaro, Altino, Rocca Scaligna, Fara San Martino, Civitella,
appena dopo da quello che ma c'era veramente tutti in modo indistinto per cavalcare, se vogliamo dire anche questo termine, però per capire che la presa in carico del paziente è una cosa fondamentale, che noi che oramai viviamo ce ne dobbiamo fare una ragione, non siamo più ospedalieri ma siamo territoriali, affrontiamo le emergenze sanitarie sotto l'aspetto territoriale sul Sole 24 Ore, proprio come indicazione da parte del governo nazionale, è proprio quello di riutilizzare gli ospedali chiusi, fare dei mini reparti, fare assistenza territoriale. In che modo? Ieri abbiamo condiviso di invitare l'assessore Verì e il direttore generale qui a caso sul territorio, alla presenza di tutti. Gli manifesteremo noi un progetto, se volete aggiungere qualcosa ben venga la volontà di aggiungere metodologie per il nostro territorio. Il nostro territorio lo vedo allargato, cioè i distretti di Caso, di Torricella, di Lama, ma di Villa Santa Maria, di Atessa. Atessa sicuramente non è un nostro nemico, Atessa deve essere un alleato per come ci comportiamo. Nel momento del bisogno noi siamo andati in soccorso di Atessa, gestendo a caso il distretto, non con facilità ma veramente con tanta fatica. Adesso però non è che si è dimostrato no, tanta fatica. Per alcuni aspetti no, adesso assolutamente no, e vi assicuro che mantenere la calma per certi atteggiamenti di certe persone non è stato facile. E voi sapete quanto sono io refrattario alle provocazioni e quant'altro. Stavolta ho rischiato di grosso, anche con il collega, più volte abbiamo avuto modo di rapportarci e ha sentito le mie considerazioni. Quindi vi dicevo che questa cosa qui la dobbiamo portare avanti coesi. Vi aggiungo anche che all'ultimo comitato ristretto dei sindaci e si è fatto per quanto riguarda l'approvazione del bilancio consuntivo. Sapete bene che il parere del comitato è soltanto un parere facoltativo, non ha valore sostanziale ma un valore comunque di per sé importante. E il sottoscritto preannuncio mi sono astenuto perché la perdita era strutturale, la perdita del 2018 e del 2019 fondamentalmente è la stessa, quindi io non ho fatto campanilismi politici, io ho chiesto un indicatore fondamentale e ho detto al direttore generale, il quale è stato direttore generale per quel bilancio solo per gli ultimi tre mesi, e quindi questo l'ho rimarcato perché sennò poi il consenso posso fare. Ho detto il rapporto risorse utilizzate sul territorio e risorse utilizzate nell'ospedale. Il rapporto è 60-40, mi dica direttore. 2018 e 2019, lei quando è arrivato voleva invertire questo rapporto. Cosa è successo? È che è rimasto uguale. Lui ha detto io mi astengo come sanità territoriale, ma sappia che quello che dovrà essere è invertire questo indicatore, cioè dare sostanza alla presa in carico del paziente. Quindi questo è quello che noi stiamo facendo e vorremmo portare avanti. Per quanto riguarda l'assetto scuola, è cambiata la situazione, è chiaro che sia cambiata, noi non abbiamo parole e ci mancherebbe. Questo assetto che è diverso deve essere rapportato allo stato dell'arte attuale. Lo stato dell'arte, in base anche alle ultime bozze di linee guida che proprio oggi, ieri si sono manifestate, ma già sono contestate da parte di tutti, vedono il nostro comportamento proteso ad ampliare gli spazi, proteso ad avere quel distanziamento necessario che è fonte essenziale per combattere oggi il coronavirus e domani non so che cosa. Quindi su questo non abbiamo preclusioni. Ho già fatto l'iscrizione per quanto riguarda i finanziamenti che stanno arrivando per poter prendere ulteriori finanziamenti. Oggi stesso è arrivata la richiesta, abbiamo caricato la scheda per poter inserirci. Alla scuola sono arrivati mi sembra circa 30.000 euro, adesso non ho visto, che gestisce, 32, che gestisce direttamente la scuola per manutenzione leggera, così la chiamano, più altre cose. C'è la volontà concreta di trovare soluzioni aggiuntive che faccia caso di come una scuola del territorio, una scuola delle aree interne, ampliando gli spazi necessari e anche ripensando all'utilizzo del campo boario, che è sicuramente un patrimonio di questo territorio che può essere messo a disposizione, lo dovrà essere fatto e ci stiamo lavorando in modo consapevole. Quindi non abbiamo preclusioni, se dobbiamo fare scelte che vengono da questa realtà che oggi è talmente
evidente. Quindi per quanto riguarda la valorizzazione turistica, la condividiamo necessariamente, stiamo cercando di lavorare assieme ed è un dato di fatto proprio il lavoro che sta facendo l'ANAS, ma anche il lavoro che sta facendo la provincia, che pure si vede soprattutto anche nel nostro territorio con dei fatti concludenti. Se vogliamo fare un progetto condiviso, lo dico a tutti, per quanto riguarda lo sviluppo del lago, noi siamo aperti. Siamo aperti a trovare la giusta condivisione per poter trovare una scelta che sia importante, perché la qualità della vita che abbiamo noi qua lo sapevamo, ma adesso ci siamo resi conto di quello che è. Quindi io ci tenevo a fare questo intervento all'inizio del consiglio. Mi è avuto l'occasione parlando del consultivo, ma queste cose le volevo dire. Presidente, ho finito. Grazie. No, io. Ovviamente penso che sia condiviso come pensiero, è assolutamente positivo poter ascoltare che ci sono delle lungimiranze che forse ecco, noi magari nei modi avevamo presentato in maniera un po' troppo ruvida, però avevamo già incamerato o comunque già prospettato. Forse oggi ci saremmo trovati sicuramente nella stessa drammaticità sanitaria, però con un po' più respiro rispetto a quella che poteva essere proprio una soluzione strutturale nella ridefinizione degli spazi. Non è mai tardi per poter iniziare, non è mai tardi per poter rilanciare. Personalmente credo che il tessuto di caso li possa in qualche modo rivalorizzarsi attraverso i servizi che possano debbano la distruzione alla sanità, e l'unico trampolino di rilancio un po' per disattare la centralità di questo territorio. Condivido anche il fatto che non ci debba essere campanilismo, assolutamente, però sicuramente dobbiamo in qualche modo anche rimarcare il valore storico e di posizionamento che il caso abbia sempre avuto negli anni. Ovviamente rispetto per il passato, però quando ci sono delle finestre di opportunità che discutono delle condizioni favorevoli, secondo me la visione, il coraggio, la strategia vanno assolutamente declinate da tutti i punti. Non l'alcune, indipendentemente dall'appartenenza politica, indipendentemente da quelli che sono stati programmi, piani, e non ci dobbiamo fossilizzare perché il mondo cambia ogni giorno. Se fosse in qualche modo auspicabile un ripensamento da questo punto di vista, non assolutamente penso che troverebbe il favore di tutti gli appartenenti a questo gruppo, anche perché dico, è stato comunque un po' figlia e se vogliamo è stato una nuova scuola molto più strutturata, molto più ricettiva, è sempre stato il nostro manifesto, assolutamente per me. E grazie consigliere. Vi sono altri interventi? Alla luce anche mi fa piacere che il sindaco Liberini abbia anticipato il mio intervento parlando di questa mail che Giancarlo Barbera come capogruppo a nome di tutto. In effetti ci sono alcuni punti che io avrei utilizzare per la valutazione, qualcosa ancora sulla scuola, sulla sanità, e lei già hanno risposto. Mi fa piacere che chi ci ascolta, che siamo in streaming, se non vado per caso, perché mi faccio di volte fa piacere che si respiri in un'aria diversa. Abbiamo sempre assistito anche al caso di posto, si chiedeva all'ospedale come anche elemento durante la campagna elettorale di battaglia delle persone. La scuola, dove quello che era stato un progetto di un'amministrazione che poi è andata in minoranza e che non ha avuto un suo sviluppo, oggi dalle sue parole viene ripreso in considerazione. E
Mi hanno anche affrontato, mi sono andato anche a rileggere i rendiconti del 2018-2017, perché per me è un'esperienza alla fine del mondo. E avevo detto che il sindaco, merito al passaggio sulla scuola, simbolizzava che la scelta di privilegiare una struttura piuttosto che un'altra era stata politica e non era discutibile. Tornare indietro o rivedere delle posizioni è un atto di unità che voglio dire. E apprezzo quindi la sua risposta. E questo, il fatto che venga presa in considerazione, deve essere meritorio. Noi dobbiamo lavorare, sia minoranza sia maggioranza, per il bene del nostro paese e dei nostri cittadini. E se questo è l'impianto che vogliamo dare, io penso che ci sarà una collaborazione. Fermo restando poi è normale. Il confronto, tante cose non la pensiamo insieme. Io sul rendiconto che ha esposto l'assessore dottor Domenico Del Vedra, non è che siamo d'accordo, anzi, tutt'altro. Infatti adesso, e questo farà piacere alla segretaria, mi limiterò a fare solo delle considerazioni e non a entrare nel merito. Sulla scuola già si è detto, sul turismo, sulla valorizzazione turistica, dove anche là, secondo me, dobbiamo vedere e indagarsi insieme, perché Casoli, a mio avviso, lo sapete, io la penso così, ha la possibilità, ha delle potenzialità per caratterizzare una svolta a questo paese che solo la valorizzazione turistica, ma che veda il castello, il lago, giustamente come dicevamo nella mail, anche il fatto che adesso la provincia, l'ANAS, migliora per l'abilità. Abbiamo delle bellezze, ma ci dobbiamo credere. Io ho dei dubbi, l'ho sempre detto e lo espongo. Io ho dei dubbi che questa amministrazione voglia lavorare sulla valorizzazione del centro storico. Perché manifestate la volontà, ma io un piano attuativo non lo vedo. Ecco quindi perché dico che volevo limitarmi a fare solo delle considerazioni, perché vorrei che da questo consiglio partisse un messaggio, che bisogna lavorare insieme sull'ospedale, perché sull'ospedale, se non vado errato, nel 2016 ci fu un'interrogazione dove si chiedeva, dove avevo, e quindi lei adesso, giustamente anche nel comitato del comitato, dove si chiedeva di rivedere un attimino, di lavorare, no, facevo una cosa insieme, con la proposta, se non vado errato, dove si insieme minoranza, maggioranza, Casoli, ma non per fare scontri con altri, no, ma per avere anche noi il nostro peso. Penso che Casoli, ho letto anche su un periodico di informazione che gira le nostre case, e ho letto del nostro PTA di numeri eccellenti. Io penso che possa ambire, debba ambire qualcosa di più, ma lo dobbiamo fare insieme. Lei che sta anche all'interno del comitato deve fare pressione affinché Casoli meriti quello che anche adesso merita. Dobbiamo tornare a essere un riferimento per l'Alto Terme. Io penso che sia più disagiata la zona di Casoli che quella di adesso. Però non vogliamo entrare nel merito adesso, però dobbiamo lavorare insieme, signor Sindaco, su questo. Io sono pienamente d'accordo, io sono per la collaborazione, poi sempre naturalmente con il confronto sano, educato e rispettoso, e sempre per il bene della cittadinanza. Io anticipo che annuncio un voto di astensione e naturalmente al di là degli aspetti tecnici il mio vuole essere solamente sottolineare sotto l'aspetto squisitamente politico e prettamente politico è negativo. È negativo perché poi alla fine io già so che risponderete che il contrario di quello che ci stiamo dicendo, che tutto va bene, che il bilancio è buono, che c'è l'avanzo, che vengono mantenuti i servizi, ecco. Io questa terminologia vorrei che cambiasse nei rendiconti, perché 2017, 2018, dico anche ai consiglieri, non so se voi consiglierete, che ho visto, che non copia in colla, 2017, 2018, 2017, è sempre la stessa cosa, qualche variazione se c'è stato un completamento di qualche attività. Poi si usa una terminologia che a me non piace, ed è questa, mantenimento. A me piace dire miglioramento. L'obiettivo secondo me è di migliorare, non di mantenere.
e su questo quindi non siamo molto d'accordo, ma forse una forma mentis diversa. Non si può manifestare una volontà, il piacere e il desiderio che qualcosa si realizzi, bisogna lavorare, pianificare perché quella volontà sia realizzata. Ecco perché dico, il centro storico ci si crede o no? È vero che si fanno delle attività, è vero, anche scritto, non è stato, è la stessa cosa, grazie alle associazioni, grazie a questi, grazie a... ma sembra una cosa che è giusto per fare. Cioè, l'impressione dall'esterno che io, ma non perché adesso sono consigliere, ma anche da cittadino che vedevo, sembra quasi che uno si voglia accontentare di una situazione tranquilla, un avanzo di bilancio, tutti quanti contenti, non aumentano le tasse sui rifiuti, si fa qualcosa, qualche manifestazione, noi in caso che la dobbiamo svegliare. E non vorrei che questo modo di fare, questo atteggiamento, io non lo so, percepisco, scusate se sbaglio, spero di sbagliare, all'interno di questa amministrazione, e poi è casuale che è così, che si sente adagiata, dobbiamo svegliare, noi ci siamo. Quando si parla da parte mia di valorizzazione del discorso turistico, perché a mio avviso è una, se non l'unica o la migliore possibilità, lo ripeto, l'ho detto tanto, diciamo, lo ripeterò, sarò così, sempre, vabbè, no, si vedono tante cose, perché io voglio, ma io ci credo, e io voglio lavorare su questo, spero di poterlo fare. È un obiettivo che, se questa, che questa amministrazione secondo me si deve dare. Non vorrei aggiungere altro perché adesso parlare della... Forse la situazione del Covid, una riflessione, ma l'avete fatto anche voi, ci ha aiutati forse a riflettere, abbiamo avuto più tempo per pensare, per riflettere. Forse, e siamo stati fortunati, perché abbiamo vissuto due situazioni nella nostra regione, nel nostro paese, ma forse non abbiamo vissuto proprio quello che in altre regioni, secondo me, è stato drammatico. Siamo stati bravi, siete stati bravi, i cittadini di caso, i ragazzi, tutti quanti probabilmente hanno accettato di buon grado queste restrizioni. Forse ci ha resi un po' più anche umili, più disponibili all'ascolto, alla collaborazione. Io mi auguro di sì, perché comunque per quanto riguarda il discorso della scuola, non è che il Covid ha evidenziato un problema, c'era. Forse il Covid lo ha acuito, lo ha fatto ancora di più emergere. Quindi il fatto di ripensare a un polo scolastico che possa anche rivedere la possibilità di utilizzare quello che comunque è un patrimonio del comune di caso, non so come sarà la struttura dopo 15 anni, però dei soldi sono stati spesi, potrebbe essere comunque opportuno di parlare. Secondo me molto meglio di una social house, di altre cose che, o alienazioni o quant'altro. Quindi ben venga questo tipo di rapporto, di attività, e in ultimo, non per ultimo, ma è più che altro una domanda, non so se questo dovrà rispondere l'assessore, sul centro di sabato 20 giugno ho letto che sono arrivati dei fondi per i centri estivi, fa parte di una legge di bilancio che Lancia Italia di 150 milioni, di cui 135 sono stati suddivisi per le regioni, e per Abruzzo sono arrivati fondi per 3 milioni di euro a 301 comuni abruzzesi. Solo per sapere, non per fare speculazione o commenti negativi, caso che non c'è, ma non c'è perché è stata una dimenticanza, e quindi se così fosse forse su questo aggiorno io successivamente Non era una polemica, era perché sono rimasto tra i comuni, caso che non c'è, è stata dimenticata oppure il giorno successivo, quindi come vedete siamo attenti anche a queste cose, nel senso, ma non per speculare, come diceva Giancarlo, non potuto farlo, non l'abbiamo fatto perché non è nemmeno, almeno il mio modo di pensare e di agire, però dovremmo esserci pure noi, però penso che sia una linea da seguire. Ci sarà una campagna elettorale, ci saranno tante altre situazioni, però io penso che dobbiamo lavorare per caso, per il bene di caso, per i nostri figli, per i nostri ragazzi e per le future generazioni.
se no non ce l'ha nessuna parte. Grazie. Grazie. Quindi non sono entrato nel merito, assessore, a questo punto ho cambiato come me. Il discorso prima del denaro, non sono entrato nel merito, perché comunque non avevo più magari. Ci sono altri interventi? Prego. Grazie Presidente. Tolgo anche la schermina perché la porto un'ora al giorno e quindi le orecchie cominciano a risentire un attimo. Io ringrazio la minoranza per lo spirito collaborativo avuto durante questa emergenza del Covid. Mi permetto una piccola risposta al consigliere Angelini. Chiaramente non ve lo dico come capogruppo, anche perché fare capogruppo di maggioranza, io purtroppo non sono bravo come chi mi ha preceduto, fare il capogruppo di maggioranza non è molto facile, insomma, perché andare a parlare come ha parlato il sindaco, l'assessore, avere motivazioni che è un pochettino più difficile, però posso dire che noi siamo coscienti, non è tutto bello, che comunque noi sono, non è tutto rose e fiori, però posso anche dirle che oggettivamente possiamo, giustamente avendoci lavorato, mi permetta questo termine brutto, rivendicare i meriti di quello che comunque abbiamo prodotto nel corso di questi anni. A me viene in mente la promozione turistica, sicuramente la promozione maggiore del nostro comune è stata la visita del Presidente della Repubblica di 2 anni fa, secondo me quello è stato l'apice della promozione di caso, però chiaramente ben venga da parte del gruppo di maggioranza, c'è la massima apertura qualsiasi proposta, e quindi non entro assolutamente in polemica perché non mi sembra il caso. Bilancio 2019 consolidato e solido secondo il nostro punto di vista. Speriamo che questa crisi che stiamo attraversando nel 2020 non lasci strascichi negli anni a venire. Ovviamente anticipo il voto favorevole da parte del gruppo di maggioranza. Grazie. Grazie. No, è una cosa che mi scusi, sono di fuori, no? Ufficialmente anche volevo fare gli auguri all'amico Claudio Rossini, che oggi fa 60 anni, è un amico personale di tutto il gruppo. Siamo coetanei, quindi grazie di ferro. Dai. Grazie e via. Apro la parentesi pure io. Vi invito un minuto, appena finiamo il consiglio, ho dato il di fare il presidente. Volevo scusarlo, se me lo concedete, un piccolo, così mi è venuto in mente dopo l'intervento del capogruppo Pietro Paolo. E due cose, due riflessioni. Una è quella del capogruppo che parla dopo il sindaco, dopo l'assessore. Il capogruppo è qualche cosa di più, è qualche cosa che riassume, no? Che fa politica. Credo che l'intervento del capogruppo debba in qualche modo ricomprendere non solo gli interventi e i provvedimenti della maggioranza, ma deve anche ricomprendere la posizione di tutti gli altri. No? Credo, lo dico perché sono stato capogruppo, ma adesso forse anche nelle esperienze. Nelle esperienze passate, il gruppo ha una funzione importante, una funzione mitigatrice, una funzione di coordinamento. Mi permetto questo perché è una figura importante all'interno di ogni consesso da fare, quindi non devi assolutamente, a mio modo di vedere, sentirti meno amato rispetto all'intervento del sindaco e dell'assessore. Semmai mi preoccuperei, e questo lo dico, ma non per fare polemica, lo dico perché lo penso. In un rendiconto dove si parla di provvedimenti di diverse tipologie, abbiamo parlato della scuola, abbiamo parlato della sanità, abbiamo parlato degli interventi, del sociale, l'assenza dell'assessore, in questo consiglio,
l'assessore ai servizi sociali, che è assente, a cui avremmo voluto e potuto chiedere anche delle spiegazioni. Ecco, anche questo il capogruppo, secondo me, deve lavorare anche in questo senso. Ma assolutamente fuori da, da ogni polemica, è solo una riflessione a voce alta. Ma prendo una riflessione a voce alta, quindi non, non mi permetto di entrare in polemica, perché è di andare oltre. Io penso che gli altri interventi non vi siano, per questo dichiaro chiusa la discussione. E passiamo alla dichiarazione, passiamo alla votazione vera e propria. Del punto numero 5 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 ai sensi dell'articolo 237 del decreto legislativo numero 262.000. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Con ulteriore votazione è troppo bello, dai, eh? È troppo bello, buoni e bravi, sì. Con ulteriore votazione si chiede l'immediata eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? La delibera approvata. Passiamo al punto numero 6, che ha l'oggetto variazione al bilancio di previsione finanziaria 2022, articolo 175,2 del decreto legislativo 267, applicazione avanzo di amministrazione. Prego, vice sindaco. Grazie Presidente, in questo caso portiamo direttamente in Consiglio Comunale una variazione di bilancio dove come avevo già anticipato in precedenza c'è un indirizzo dell'avanzo di amministrazione per 150.000 euro. Per finanziare l'apporto di manutenzione delle strade comunali. Inoltre in questa variazione sono previste delle somme per quanto riguarda l'aumento delle entrate per effetto di un nuovo contratto di locazione per una bandiera industriale che è di proprietà comunale, poi vengono adeguati diversi capitoli di entrata maggiori tasse effettuali di quelli scritti in previsione che prima il sindaco ha ricordato. Abbiamo iscritto nel bilancio il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per quanto riguarda i relativi oneri e alla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica dei progetti e dei politiche degli enti locali per delle opere che sono destinate alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche. Poi vengono iscritte delle economie derivanti dalla sospensione del pagamento delle quote capitali che questa amministrazione ha provveduto alla renegoziazione dei mutui e poi sono previsti in entrata lo stanziamento di entrata relativo al contornamento delle somme determinate riferite al periodo dell'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, mi riferisco alle somme previste dall'articolo 106 del decreto legislativo 44, quindi le somme che sono state assegnate ai vari comuni, e scrivere maggiori stanziamenti di spesa richiesti dai vari settori, in modo particolare per quanto riguarda la manutenzione ordinaria delle strade comunali, la manutenzione ordinaria del patrimonio comunale, il servizio antincendio, la manutenzione caldaria e acquisto vestiario per la polizia locale e le spese di gestione degli uffici comunali. Dopo l'utilizzo di 150.000 euro dell'avanzo di amministrazione, fondi ancora liberi relativi all'annualità 2020 sono 382.000 euro. Posso dire che quindi permane l'equilibrio di bilancio e chiedo che con un'altra votazione venga dichiarata l'immediata disponibilità di questa delibera.
Grazie Vicedini. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? Prego, consigliere. Anticipo il valore voto favorevole del gruppo di minoranza e visto che si fa davanti l'avanzo di bilancio, voglio cogliere l'occasione per fare una richiesta e allo stesso tempo una precisazione. Potremmo già iniziare a pensare di destinare delle risorse per la promozione turistica. E la promozione turistica, permettimi, non è sicuramente la presenza del presidente Mattarella, cioè forse non penso che la promozione di un territorio di un paese io non penso che sia da vedere in quell'ottica, perché secondo me è sbagliato, molto sbagliato la prima istituzione è che viene qua per fare la promozione turistica, ma per rendere omaggio probabilmente dei caduti, e quindi ben venga il discorso che si porta avanti della valorizzazione della valutazione stavo dicendo ben venga che si continui a sponsorizzare, a valorizzare il ricordo, il luogo della memoria, che si diceva ben venga quello che condivido, unitamente a quello valorizziamo tante altre cose, ma non utilizziamo il presidente Mancinelli per fare funzione. Non penso che sia venuto qua per fare promozione al territorio, ma è una precisazione della mia. Comunque rinnovo il parere favorevole. Grazie. Ci sono altri interventi? Partendo dal presupposto magari il Presidente della Repubblica al massimo carica istituzionale di questo Stato, che comunque si è parlato di caso della sua, diciamo che abbiamo due vedute diverse su questo, e quindi la domanda lo vediamo qua. Per quanto riguarda la variazione... Lo chiuderei io, no, perché comunque lei continua secondo me a dire una cosa corretta. Vabbè, è un punto di vista, lo rispetto, punto di vista, ma lo dica con tono diverso. Io rispetto il suo lo dica con tono diverso. Io adesso ce la raccomando un po', lo dica con tono diverso. Perché qua c'è voi che state sempre voi di dire che avete rispettato il mandato, l'avete fatto, quindi condivido il consiglio che vi ha dato il gruppo. Ma guardi, consigliere, io su Toni non ho nulla da... No, non è che non va una cosa per l'altra. Mi spiego meglio, e così per me abbiamo due visioni diverse su questo. Detto questo, tornando alla variazione all'ordine del giorno, esprimo il parere favorevole da parte del gruppo di maggioranza, perché ovviamente queste risorse sono necessarie per continuare un progetto che possa migliorare il nostro paese. Grazie. Grazie consigliere. Un altro intervento? Sì, volevo semplicemente mettere al corrente di tutti, perché è importante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per 130.000 euro che si va a legare a 150.000 euro di mutuo e 70.000 euro per un finanziamento nazionale sono per le manutenzioni delle strade, quindi diamo immediatezza alle manutenzioni e ce ne servono a più parti come è visto, quindi saranno diverse strade che verranno mantenute, verranno rimesse con la dovuta assetto manutentivo, e allo stesso tempo l'avanzo viene impiegato soltanto per 130.000, perché la rimanenza sta a disposizione soprattutto in particolar modo per la scuola, perché non avendo ancora direttive precise da parte del governo nazionale non è il caso di indirizzarsi nell'immediatezza su dove rivolgersi, quindi questa è la direttiva che l'amministrazione ha dato agli uffici con molta chiarezza e semplicità. Una sola precisazione, ma non nel senso, il saldo di competenza comunque di 227.000 euro è la pagina 27, credo. No, la domanda che sì, no, nel senso che l'assessore bilancio si è riservato di dirlo. Andiamo avanti, se non ci sono altri interventi, dichiaro la chiusura della discussione e passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto numero 6 dell'ordine del giorno, variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, avanzo di amministrazione, chi è favorevole?
Con ulteriore votazione si chiede di vedere l'eseguibilità di questo provvedimento. Chi è favorevole? La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 7 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto la TARI, tassa sui rifiuti, definizioni delle scadenze di versamento per l'anno 2020. Approvazione. Parola al vice sindaco dottor De Pietro. Grazie Presidente. Come ben sapete, cioè l'approvazione delle tariffe della TARI parte dall'approvazione del piano finanziario e quindi proprio perché le spese per la gestione di questo servizio sono state date del cittadino. Purtroppo dei ritardi dovuti al Covid o ad altre situazioni, anche perché sono intervenute nuove normative, a tutt'oggi il Comune di Casoli non ha gli elementi per fornire questi elementi, ci devono essere forniti anche da altri enti, quindi in attesa quindi dell'approvazione di questo piano finanziario si è deciso di inviare ai cittadini casolari con due spedizioni distinte e chiedere quindi il pagamento della TARI sempre rispettando tre date con le scadenze 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio 2021. Le prime due rate corrisponderanno ai due terzi delle somme pagate per il 2019, mentre la terza rata sarà la rata a conguaglio. E quindi verranno fatte due spedizioni, la prima nel giro di pochi giorni dall'approvazione di questa delibera. Quindi la delibera da approvare è quella di riconoscere per l'anno 2020 il pagamento della TARI con tre rate, la prima quindi scadenza il 31 agosto, la seconda il 30 novembre, la terza il 28 febbraio. E per quanto riguarda le modalità di pagamento verranno utilizzati i modelli F24 e questa è un'entrata propria del comune e quindi rispettando quelli che sono un po' la normativa vigente per il pagamento di questa tassa. E poi con ulteriore deliberazione chiedo l'immediata esecutività della delibera. Grazie. Grazie. Dichiaro aperta la discussione sugli interventi. Prego, consigliere. Noi siamo favorevoli, però nel contempo richiederemo, se fosse possibile, rivedere la data del 31 agosto e spostare al 30 settembre. Una valutazione. Per un ulteriore periodo, considerando il primo mese di agosto. No, basta se accavallo il caso di pagamento, agosto se non ci sono pagamenti è più comodo. Però è il mese forse di vacanza, forse lasciamo qualche somma in tasca. Differire era un favorevole, no? Se non si deve riferire anche l'ultima rata. Come? Si deve riferire pure l'ultima rata. Sì, si è sposta l'ultima rata. Se c'è una regola. Sì, sei mesi dalla prima rata. Sei mesi dalla prima. Allora c'è una norma nazionale, questa non è adesso, che dice che la tassa rifiuti di norma può essere fatto il versamento di norma in due rate e tra la prima e l'ultima rata quindi con una distanza di sei mesi. Ci sono comuni che applicano la regola, alla lettera questa norma, altri che non l'applicano. Noi ci siamo andati a rivedere le disposizioni, perché questa è una disposizione del 2012-2013, quando la TARI è subentrata alla TARSU. E dai commenti dell'epoca, perché a distanza di 6 o 7 anni poi certe norme tu le acquisisci, le fai proprie, però non sai da dove è partita. La dottrina maggioritaria era per tenere il vincolo dei 6 mesi, altri invece, una dottrina minoritaria diceva no, non è la regola. Sia qui sia in altri comuni del circondario noi abbiamo seguito la tesi, quella maggioritaria, quindi abbiamo sempre fatto rispettare i 6 mesi. Non ci stanno 6 mesi. Adesso sì, però poi, perciò è stato fatto agosto febbraio, perché poi a febbraio si può mandare l'acconto dell'anno prossimo. Invece spostando a settembre dobbiamo rivedere anche con l'ultima rata, quindi dobbiamo spostare a marzo. Ma poi la cosa fondamentale è questa.
fondamentalmente la prima rata è come se non si fosse pagata e quindi si è spostata di là nel tempo. No, c'era la possibilità di fare due rate e di conseguenza poter fare, però fare due rate significava 50% e 50% e andare a gravare a nostro avviso su delle abitudini dei contribuenti che dividevano in tre rate il pagamento della rata. Quindi così facendo ad agosto ormai non ci sono scadenze particolari, facendo 31 agosto, novembre e poi febbraio, andando anche all'anno prossimo poi con l'ultima rata, però c'era quella continuità di sempre e sostanzialmente di solito c'era la segretaria dei sei mesi tra la prima e l'ultima veniva mantenuta, poi spostare ancora più in là, dobbiamo avere anche certezze di entrate perché il bilancio deve avere quella sua consapevolezza, perché vi aggiungo anche, poi vabbè sono scelte le consigliere. Ma guarda che ci sono queste tue preoccupazioni, sono già oggetto di discussione a livello governativo di come andare a supportare gli enti locali per i ritardi nell'acquisizione delle risorse. E infatti ci sono delle risorse iniziate. Allora, se ci sono degli aspetti tecnici che ritenete che non siano da fare, però dare un mese di respiro a chi ha avuto sei mesi di guai, di problemi, sta gente che ne ha avuti, penso gli artigiani, penso ai commercianti, no? Che forse pagano anche parecchio, che era un modo anche per tener conto di questi disagi. E la consapevolezza di questi messaggi consiglieri dovrà essere tenuta conto, però dobbiamo esplicitare con dati oggettivi nell'approvazione entro il mese di luglio di agevolazioni per quanto riguarda il reale e concreto, non solo sotto l'aspetto finanziario, quindi relazionale di un mese o di quello che è il pagamento, anche sotto l'aspetto economico, che ossia dare la possibilità di ridurre in qualche modo alcune tasse. Quindi stiamo lavorando al fine di abbassare le tasse ai contribuenti. Questa è la volontà ben precisa. Il governo nazionale ha dato anche stanziato delle somme che non entrano, perciò abbiamo fatto delle variazioni di bilancio, la prima in cui abbiamo inserito 67.000 euro, poi abbiamo messo 220.000 che era a completezza di tutto, sia del PDL 34-2020 che va a supportare i servizi essenziali che il comune deve erogare con quelle somme. Quindi ci sta tutta questa valutazione e poi a livello nazionale sono scelte ancora di altri fondi da arrivare. Comunque questa valutazione credo che sia opportuno mantenere questa disciplina in questo modo, proprio per i calcoli tecnici fatti e per quanto abbiamo programmato. Grazie. Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole al punto nonostante l'ordine del giorno che ha come oggetto la TARI e l'approvazione? Chi è favorevole? Con ulteriore votazione si chiede anche immediata eseguibilità. Chi è favorevole? La delibera è approvata. Passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno, che ha come oggetto modifica documento unico di programmazione, DUP 2020-2022. Parola sempre al dottor De Petra. Grazie Presidente, anche questa è una notifica che noi apportiamo al DUP tenendo conto un po' delle situazioni che si sono verificate sia per quanto riguarda le variazioni di bilancio e sia per le somme che sono state erogate per alcuni interventi. Nel DUP quindi verrà modificata la voce manutenzione ordinaria di abilità comunale, non ricordo la legge, l'importo di era previsto l'importo di 200.000 euro, questo importo verrà eliminato, verrà soppresso. Intervento di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di abilità comunale di qualità 2020, l'importo divenne di 280.000 euro, tenendo conto anche dell'avanzo di amministrazione che poco fa abbiamo utilizzato per la manutenzione straordinaria delle strade. Poi è previsto un intervento di 170.000 euro per l'annualità 2022 per la costruzione di locali interiani e il locale numero 5. E poi infine per quanto riguarda il finanziamento che avevamo avuto per i danni eccezionali della seconda decada del mese di gennaio 2017 ci è stato precisato che
la somma effettivamente erogata è di 560.000 euro anziché di 580.000 euro. Quindi queste sono le variazioni che noi apportiamo al gruppo tenendo conto degli interventi che si sono verificati in questi mesi. E poi con ulteriori votazioni chiedo che la delibera venga dichiarata immediatamente. Grazie Vicepresidente. Dichiaro aperta la discussione, ci sono interventi? Il gruppo di minoranza, caso di chiusa, si astiene anche in ragione delle critiche mosse dalla sede di bilancio. Grazie Presidente. Ci sono altri interventi? Prego. Il gruppo di maggioranza, il Presidente, si esprime a farlo. Allora.